Ciao, ciao amici, sono Monica, benvenuti nel mio canale. Il narcisismo e la vanità sono spesso considerati immagini speculari l'uno all'altro. Noi pensiamo che i narcisisti siano innamorati della loro immagine e concentrati solo su loro stessi. Tuttavia non è del tutto vero, non è l'esatta rappresentazione del narcisismo. In realtà il narcisismo è uno spettro. Da un lato c'è la sicurezza e la fiducia in te stesso, che ti rendono sano e felice. Dall'altra parte c'è il disturbo narcisistico di personalità. Chi è affetto dal disturbo narcisistico di personalità non è empatico, è egocentrico ed è emotivamente abusante per gli altri. Il narcisismo e la vanità sono una via di mezzo, non sono sani, non sono così pericolosi come il disturbo narcisistico di personalità. Questa patologia può essere diagnosticata solo da un professionista. Il seme del narcisismo viene di solito piantato nell'infanzia. Le differenze nell'educazione creano differenze nel narcisismo e cambiano i tratti di personalità che le persone sviluppano. Quali tipi di narcisismo esistono? Le persone narcisiste possono essere orientate verso il corpo. Si tratta quindi di un narcisismo somatico, oppure possono essere orientate alla personalità. Si tratta in questo caso di narcisismo cerebrale. I narcisisti somatici si concentrano sull'aspetto fisico e vogliono apparire in forma smagliante, vogliono essere più belli di tutti gli altri. Sono quelli che vestono sempre eleganti, tengono i capelli in ordine e hanno corpi da palestra. I narcisisti cerebrali si concentrano sull'aspetto intellettuale, quindi vogliono essere più intelligenti e più colti di tutti gli altri, oppure cercano di apparire più divertenti e spiritosi di tutti gli altri. Quindi inizieranno dei dibattiti per vincere sugli altri e saranno dipendenti dagli elogi degli altri. Oltre a questa divisione corpo e mente, ci sono anche altri quattro modi principali in cui si presenta il narcisismo. Vediamoli insieme. Il primo tipo si tratta del narcisismo palese o il narcisismo overt, rumoroso, prepotente, si crede di avere sempre ragione. Questi narcisisti tendono ad essere dei bulli e usano le parole per combattere con gli altri, vogliono prevaricare gli altri. Questa è la definizione più comune di narcisismo. Il secondo tipo di narcisismo è il narcisismo nascosto o il narcisismo covert, subdoli come serpenti che strisciano nell'erba. Potresti avere delle difficoltà ad individuare questa persona come narcisista. Fingono di essere cordiali e gentili, ma in realtà sono dei manipolatori e dei freddi calcolatori, continuamente preoccupati per i loro interessi. Ti lasciano vuoto e senza energia. Ti sembrano come dei vampiri che si nutrono delle tue emozioni. Usano le altre persone per raggiungere un fine, guadagnare denaro, potere, fama e qualunque cosa vogliano. Il terzo tipo è il narcisismo seducente. Con il termine seducente non intendo indossare calze a rete o tacchi alti. Questi narcisisti tendono a lodare e a idolatrare le persone vicine per ottenere la loro simpatia e farsi fare altri complimenti. È un tira e molla. Prima ti sommergono di complimenti, poi ti abbandonano senza una spiegazione, oppure iniziano a criticarti. Giocando in questo modo ti rendono dipendente. Infatti questo comportamento ti può far sentire disorientato e tenerti appeso all'amo. Renderti dipendente fa ingigantire il loro ego. Il quarto tipo è il narcisismo vendicativo. Queste persone mirano, sparano e ti distruggono. Sono i narcisisti più pericolosi. Potrebbero essere confusi con i narcisisti palesi perché hanno in comune con loro alcuni tratti.
Fai attenzione se hai a che fare con questo tipo di persone, cerca di proteggerti perché queste persone faranno e diranno qualsiasi cosa per distruggere le loro vittime, cercheranno di isolare ed emarginare la vittima, non permettendole di relazionarsi con gli altri, cercheranno di incitare all'odio gli altri, tenteranno di far litigare le altre persone, gli altri dovranno scaricare tutta la loro rabbia contro la vittima prescelta. Ti preoccupi di essere un narcisista? Potresti presentare tratti di personalità narcisista. Probabilmente, se ti comporti come ti ho descritto, ti potresti trovare in una via di mezzo tra la vanità e il narcisismo. Bene, per questo video mi fermo qui. Iscriviti al canale, metti un mi piace, condividi il video con i tuoi amici, lascia pure i tuoi commenti. Ciao e alla prossima!